In evidenza questa settimana, al lavoro la CISL chiede più investimenti e meno tasse per far ripartire lo sviluppo e la crescita del paese. Problema casa, per combattere l'emergenza abitativa aggravata dalla crisi del lavoro, la CISL chiede più edilizia sociale. Molesti, il lancio di una campagna CISL contro le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro. Dopo tanti anni di segno meno abbiamo un segno più sia per il PIL che per l'occupazione, ma non sono stati risolti tutti i problemi, anzi, basta pensare ai tanti punti di crescita persi nella crisi e agli oltre 3 milioni di disoccupati. Per questo, secondo la CISL, è arrivato il momento di un forte patto sociale. Crescita è ancora troppo debole, dobbiamo recuperare tanti punti di PIL persi in questi drammatici anni di crisi e anche il dato occupazionale, pur essendo positivo, soprattutto sulle tante stabilizzazioni, quindi uscita dal precariato per molti giovani, anche per meno giovani, vedo un paese che ha ancora 3 milioni di disoccupati, quindi il tema della crescita e dello sviluppo e di conseguenza il tema dell'occupazione rimangono al centro delle priorità del paese. La crescita dello 0,8% è davvero troppo debole, per questo va rimesso in discussione il fiscal compact, anche perché la spesa per innovazione e infrastrutture non è nuovo debito. Il paese, sottolinea la CISL, necessita di una riforma fiscale vera, non di continui bonus, che renda più pesante la busta paga di lavoratori e pensionati e alleggerisca il peso delle tasse anche sulle imprese. Bisogna ripartire dagli investimenti sullo sviluppo, dalle politiche a favore della crescita e dello sviluppo e da una politica fiscale diversa da quella che abbiamo oggi, cioè finalmente un fisco amico che pesa meno sulle spalle dei pensionati, dei lavoratori e delle imprese. Io mi sono iscritta alla CISL perché avevo un obiettivo: aiutare le persone che come me avevano bisogno di integrarsi nel territorio italiano, e ci sono riuscita. Io mi sono iscritto con la CISL perché ho avuto dei problemi con un'azienda e grazie a loro ho risolto tutti i miei problemi. Mi sono iscritta alla CISL soprattutto perché è un sindacato che accoglie, che apre le porte, riesce a seguire tutti nella miglior dei modi. Mi sono iscritto perché nella fabbrica i delegati della FIMCISL erano sicuramente più preparati rispetto agli altri, tentavano di farmi ragionare spiegandomi le cose e non convincendomi soltanto con degli slogan e delle frasi fatte. Io mi sono iscritta alla CISL perché volevo rappresentare delle idee e cambiare le cose per come le vedevo nel mondo del lavoro. Mi sono iscritta alla CISL e ho trovato la rappresentanza, ho trovato la strada, i percorsi per poterlo fare. Iscriversi alla CISL per conoscere i propri diritti, riuscire a tutelarsi e riuscire ad aiutare anche gli altri a conoscere quali sono i limiti da poter non varcare per quanto riguarda la conoscenza delle leggi e i propri diritti. Perché iscriversi alla CISL? Perché la CISL è un sindacato che apre gli occhi sui diritti e i doveri della persona, ti informa sulle leggi nuove. Quando esci dalla CISL sei soddisfatto perché tutte le domande che ti aspettavo ti sono risolte. Iscriversi alla CISL perché dà tutela ai lavoratori, dà una sicurezza, una garanzia e soprattutto l'essere vicino alla persona sia sui luoghi di lavoro e sia nell'aspetto, diciamo, professionale. Iscriversi alla CISL. A distanza di anni posso dire che il mondo del lavoro è un sistema in continuo cambiamento e quindi poter partecipare ognuno nel suo piccolo e nel suo ruolo a questo cambiamento mi dà un senso di aggregazione e di partecipazione. E CISL la vedo più come acronimo di cambiamo insieme il sistema lavoro. La CISL ha presentato un rapporto sul fenomeno crescente del disagio abitativo che vive il nostro paese. Dall'indagine intitolata Un difficile abitare emerge che oltre 7 utenti Caritas e Sicet su 10 sono in difficoltà a far fronte all'affitto mutuo, il cui peso supera il 30% dei loro redditi totali. Inoltre una persona su 6 vive un problema di sfratto o di pignoramento.
Di fronte a questo livello di disagio, le risposte istituzionali secondo Caritas, CISL e SICET appaiono deboli. L'Italia è terz'ultima in Europa per l'edilizia sociale, seguita solo da Spagna e Portogallo. Per questi motivi bisogna realizzare subito una politica per la casa di tipo sociale, a favore dei tanti italiani che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Commentando la direttiva dell'Unione Europea in via di recepimento che prevede il fatto che la banca possa entrare in possesso della casa con procedure veloci e semplificate nel caso in cui ci sia un mancato o ritardato pagamento per 7 volte, la CISL è convinta che ciò peggiorerà l'emergenza. Come noi rappresentiamo in particolare i lavoratori dipendenti e pensionati, sono quelli sicuramente, come abbiamo visto anche dal rapporto, più colpito dalla crisi abitativa che purtroppo nel nostro paese non è più solamente un problema di alcune realtà, ma ormai è diventato un problema nazionale. A seguito dell'avvenuta stipula dell'intesa tra Confindustria, CGIL e CISL e UIL, che ha recepito l'accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, intendendo dare concretezza a quanto disposto nell'intesa, si è deciso di promuovere una campagna CISL per la promozione di interventi per il contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro. Vista la gravità del tema, che non riguarda solo specificatamente i singoli casi, ma una più complessiva azione di prevenzione negli ambienti di lavoro, che concerne interventi sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro, occorre aumentare la consapevolezza del problema, ma al contempo la promozione di interventi sul territorio e di elaborazione di procedure idonee a contrastare le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro. Questo per noi come coordinamento donne rappresenta un tassello in più, rappresenta anche un aspetto che da anni attraverso la piattaforma sulla violenza abbiamo iniziato già nel 2009, ma prima ancora attraverso il sostegno della legge della mutilazione. Per noi nell'ambito della violenza nel luogo di lavoro è una frontiera importante e da questa campagna partirà una sensibilizzazione a livello nazionale. Il tema centrale che è aumentare la consapevolezza e al contempo in realtà far sì che questo accordo diventi in realtà pratica, diventi operazione diciamo concreta e costante e quindi non sia solo qualcosa che si è andato a recepire, si è andato a siglare in maniera definitiva, ma in realtà che sia solo l'inizio di veramente un percorso di concretezza. Il CAF CISL fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza fiscale personalizzata e qualificata, oltre a numerosi servizi connessi al reddito e alle agevolazioni sociali. Nasce nel 1993. Il suo obiettivo è agevolare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, come un ponte che favorisca la comunicazione tra le due realtà. Ogni anno oltre 3 milioni di persone entrano in una delle nostre sedi con un problema fiscale ed escono con la soluzione giusta. Con oltre 2.000 sedi diffuse su tutto il territorio nazionale, il CAF CISL è una presenza sicura al tuo fianco. In accordo con i valori CISL, al centro del nostro operato ci sono le persone. Diamo grande importanza alla relazione con chi assistiamo. I nostri operatori, professionali e cortesi, sanno come accoglierti, assisterti e seguirti in tutto quello di cui hai bisogno. Innovazione tecnologica e formazione continua ci consentono di essere sempre all'avanguardia e al passo con le novità normative, oltre che di velocizzare i servizi ed elevarne la qualità. Ogni volta che verrai al CAF CISL, scoprirai che la tua fiducia è ben riposta. In certi casi è meglio rivolgersi alle persone giuste. CAF CISL. CAF CISL. Per il tuo 730, affidati a noi. Continua Gonfie Veli il progetto che prevede la creazione di una rete di biblioteche dei libri viventi. I volontari che si propongono come libri viventi si rendono disponibili a discutere le proprie esperienze e i propri valori con altri lettori, ai quali offrono l'opportunità di entrare in contatto con persone con cui difficilmente avrebbero occasione di confrontarsi. La ricchezza di questo progetto è nel mettere a disposizione della cittadinanza questo ricco patrimonio di esperienze che diventano fonti di dialogo che costruisce una comunità.
E come libro vivente ho proposto di raccontare le esperienze che ho fatto negli anni che sono andata in Tanzania con la mia associazione Caribuni in alcuni orfanotrofi, e sono state esperienze molto belle in cui ho potuto vedere l'effetto che sui bambini hanno le coccole e le attenzioni, che sono veramente molto gratificanti per loro e per noi, e quindi ho voluto trasmettere questo messaggio anche ai ragazzi, per esempio quelli che abbiamo incontrato in Mani in Pasta in queste giornate, hanno recepito secondo me il fatto che anche delle piccole cose possono essere importanti nelle relazioni con le altre persone. Dalla mia passione per la conoscenza della storia locale è nata una ricerca sugli antichi mulini della Vallata del Reno. Con alcuni amici abbiamo fatto delle ricerche e ci ha portato appunto all'individuazione di circa 100 mulini. Quindi mi sono proposto come libro vivente per raccontare la storia di questi antichi mulini sul nostro territorio. Sono decine di migliaia i volontari Anteas impegnati in Italia nella promozione della solidarietà e della cultura della fraternità, con iniziative, azioni, gesti semplici ma concreti. Ogni giorno, con un sorriso, offrono tempo, energie e affetto a chi ha bisogno. Con il loro impegno insieme fanno la differenza nella vita di tante persone, compresa la loro, e sono anche più felici. Da noi è possibile impegnare un po' del proprio tempo e un po' delle proprie capacità per fare tante cose. Guidare un nostro mezzo per accompagnare chi ha difficoltà di spostamento, anziano o diversabile. Ascoltare al telefono o chiamare chi vive la solitudine offrendo ascolto ed amicizia. Per chi è infermiere o medico, dare la propria disponibilità nei nostri ambulatori sociali solidali. Promuovere iniziative con le scuole e con i giovani e molto altro ancora che puoi proporre anche tu. Aiutare chi ha bisogno fa bene anche a te. Puoi partecipare anche tu, chiamandoci ed entrando a far parte della squadra. Fatti coinvolgere dalla solidarietà.